Ed eccoci qui ragazzi, come sempre bentornati da Vionauta, nuovo episodio di questa serie in Iron Man con Teutonic Order su Europa Universalis 4 per provare ad inseguire l'achievement Baltic Crusader. Quindi nello scorso episodio sono riuscito a dare un'altra mazzata alla Polonia, se ricordo bene fosse lo scorso, preso qualche territorio, rilasciata la Galizia Volinia e stavo dicendo ok, forse è il caso di attaccare l'ordine livoniano. Però non mi sono accorto di un piccolissimo particolare che hanno Moscovia che li difende, quindi mi sa che è da rimandare questa cosa, anche perché Moscovia quanti uomini hai nonostante tutto? 43.000 uomini, che sono il doppio di quelli che siamo noi, e di solito i nostri amici non ci aiutano, quindi probabilmente dovremmo aspettare di andare a prendere anche loro nel 1529. Wow, ancora 12 anni a livello tecnologico, vediamo un po' com'era la situazione. Rinascimento preso, c'è il colonialismo che è partito qui a Castiglia. Quali sono le cose che lo aiutano? Non mi ricordo, mi sa che erano tipo i porti poi alla fine per il colonialismo. Vediamo un po'. Port Capital Colonial Overload as Colonialism. Owner has embraced colonialism, grazie. Nearby friendly province as colonialism, ok. Port neighboring province with colonialism. Quindi alla fine c'è da porto su porto, va. Questo è. Vabbè, quindi diciamo che posso tranquillamente togliere la pausa mentre aspettiamo un po'. Quindi dicevamo a livello tecnologico siamo già a più 15. Le idee saranno a livello 10, quindi fra due livelli, quindi ce n'è una sola al momento, no, due. Quindi sto facendo le idee di influenza, buono, abbiamo un vassallo, una relazione in più, punti, no, prenderemo punti in questo momento, la relazione in più è solo passeggera, quindi non serve. Abbiamo due alleati, quindi abbiamo, qui continua, abbiamo l'Ungheria e l'Austria, sono due bei mostriciattoli. L'Austria spero sia ancora saldamente al comando, sembrerebbe proprio di sì. Ok, qui dice che posso aiutare un po' i burgers a crescere e far guadagnare loro influenza e farla perdere ai nobili. I burgers andrebbero a 80 così, wow. Oppure il contrario, però il clergy andrebbe a 90 addirittura. Ai. Diciamo mi piace più la seconda per non fare arrabbiare troppo i clergi. Perché se i burgers vanno a 8, vediamo un po' gli estate, che è un bruttissimo evento, eh. Allora, il clergi ha per 5 anni 10 lì e per 9 l'altro. Invece i burgers andrebbero a 80 e ce l'hanno per 20 anni quel più 10. Center of Trade, Anseatic Influence. Quindi gli dovrei togliere un Center of Trade, sarebbe l'unico modo. Per loro invece avremmo 5 anni. Però 80, non so poi se va tipo 2 alla volta. Però hanno 23 di controllo, forse gli potrei togliere qualche territorio e abbassargli l'influenza. Questo 9.6 è l'influenza. Quindi forse gli dovrei poi togliere qualche provincia, quindi mi sa che facciamo crescere il clergy. Vediamo un po' il looming disaster come andrebbe. Ancora non si è attivato, stranamente. Frente al passaggio mese, eccolo qua. Ok, vediamo di quanto va al mese l'avanzamento di 2, quindi avremo 50 mesi. Tra quanto tempo si toglierebbe la cosa più vicina? Nel 22, quindi fra 4 anni, che sono 40 mesi. Ok, quindi teoricamente ci staremo attenti. 4 anni che sono 48 mesi, quindi pelo. Ok, va bene, allora ce la dovremmo fare senza grossi problemi. Qualcuno diceva pure di mettere i territori qui nell'impero, così che da, se qualcuno ce li toglie, avrebbe l'unlawful territory, questo in una delle guerre contro la Polonia, la prima. Anche se l'altra idea potrebbe anche essere fargli prendere punti, così da fargli prendere le
Ah, quindi ci stiamo opponendo. No, no, votiamo, votiamo. Diamo. Non sapevo nemmeno se potesse fare questa cosa. Supporto a tutto fino a questo, se non sbaglio. Che cosa danno? Prestige Technology Cost, Tax Income più 20, Core Creation meno 10%. No, solo l'imperatore prende queste cose. Ok. Quindi National Rest meno 2, non male. Lui quanto c'ha? C'ha 31,5, ovviamente di 006, cioè questo ci abbasserebbe l'arresto anche a noi. Non ci ho mai pensato a dargli una mano, effettivamente. Questo è Diplomatic Reputation e questo è Technology Cost in meno del 5%. Questo invece già non mi piace, quindi lo sopporterei fi solo fino a lì. Prendiamo Power, Diplomatic Power. Quindi probabilmente potrei anche pensare a dargli dei territori all'amico. Non so quando, come si faccia a vedere quanti lo supportano in questo momento. Non riesco a farlo così per sapere se ne vale o meno la pena. Beh, alla fine guadagneremmo anche relazioni con lui. Attenzione, che non sarebbe una cattivissima idea. Allora, vediamo Lubeck, il nostro vassalletto, se ha fatto qualcosa a loro. Mi sa di no. Io ho messo la Danimarca come... Però a Lubeck non gliene può fregare di meno. Vediamo un po' se riusciamo a fare qualche claim. E magari lo passeremo a Lubecca, così che a noi ci costerebbe anche meno. Costerebbe sempre 25. Non so se questo è propriamente un trucco, però. Infatti, Grant Core Claim su Holstein non ci fa perdere né prestigio né nulla. E la cosa buona è che a noi ora ci chiederà sempre 20 punti per andare avanti. Quindi è un buon trucco. Facciamo noi i claim per loro. Quindi dicevamo, la mappa imperiale, dov'è che ce l'ho? Sperando che ce l'ho, insomma, la dobbiamo aggiungere da qualche parte. Mettiamola qui. Ok, mappa imperiale. Quindi loro hanno questi territori. Io gli darei qualche punto. Vediamo se aumenta l'autorità. Quindi, vediamo. Clicchiamo. Mi sa di no, lo fa solo se... No, aumenta, aumenta, aumenta. Ok, io glielo aumenterei un po' l'autorità al nostro amico. Vediamo un po', solo di uno? Peccato. Ok. 37. 39, bene. Io direi di fermarci a 40. Quanti anni ha l'imperatore austriaco? Ne ha 61, viene rieletto, quindi quando viene eletto prende 10 e fa 50 e dovrebbe, se ha il supporto, riuscire a fare quella riforma che a noi porterebbe meno 2 del resto, che non sarebbe malvagia come cosa. Ok, perfetto. Questo credo che abbia anche migliorato le relazioni. No, assolutamente non mi può fregare di meno, però potremmo migliorarle noi a manella prima o poi. Allora, sull'ordine liboniano possiamo fare il claim. Una volta fatto, possiamo anche ritornarcene sinceramente da loro. E magari vediamo tra i due. Vabbè, ci teniamo sicuramente l'Austria perché, come avete visto, ci ha aiutato un bel po' di volte in maniera determinante. Adesso ha l'Inghilterra e la Savoia e anche l'Ungheria. Quindi, alla fine, teoricamente dovremmo stare comunque una botte di ferro. E andiamo avanti. Controllo se ho fatto partire il timer. Sì. Quindi su Brandeburgo non so. Ho ancora due claim su Berlino. Di Brandeburgo potrebbe essere quasi ormai cosa fatta. A livello di nodo. A livello di nodo ci sarebbe da prendere Lüneburg. Che ce l'ha. No, ce l'ha già Lubecca? No. Ok, Lubecca è il nodo. Scusate. Stade. Bremen, Oldenburgo e Ostfriesland. Solo che io a far claim lì non ci posso arrivare, ci dovrebbe pensare il mio amico. Quindi, sta roba qua. E Ostfriesland. Non mi ricordo se è pure Altmark. No, Altmark no, Ruppin no, però è un trade center. Vediamo se... Non so loro come c'hanno il regnante. Come, eccolo qua, militarist. Ecco, strano, militarist e non fai claim. Un po' strana questa cosa allora. Ha solo 6 truppe.
Abbiamo 417 Ducati. Vediamo se possiamo migliorare un po' le navi. No, sono già al limite. Vediamo se possiamo migliorare un po' con qualche costruzione a questo punto. Taxation. C'è poco da poter migliorare. No, c'è Memel ancora. Ok, vediamo se possiamo migliorare a livello di... Ah, Land Force Limit. Questa è una cosa su cui dobbiamo cominciare, secondo me, a lavorare. Facciamolo in queste province interne. Ok, abbiamo finito già i soldi. 182. Guadagniamo 1.22. Abbiamo già un bel po' di aiutanti, quindi stiamo bene così. Dov'è che si vorrebbero ribellare? A Shiraz e Lublino. Quindi mandiamo qualcuno a Lublino e mandiamo qualcuno a Shiraz. Come perdiamo soldi adesso tutto di punto in bianco? Perché abbiamo spostato le truppe, hanno preso attrito probabilmente. Vabbè, vabbè. Il nostro manpower pure deve recuperare. Qual è la nostra missione? Il manpower deve recuperare. Va bene, grazie. Tra un po' riesco a sbloccare un'altra cosa qui. Altra idea. Diplomatic Cost Annexation. Via. Questo tra un po' ci darà un altro Mission Strength, un'altra Papal Influence. Ok, questo c'è un altro missionario. Sapete che... Perché io pensavo di dover prendere le idee religiose o humanist, però c'è andato abbastanza in lusso che i centri di riforma stanno in questa zona, la Scandinavia è libera e ci siamo riusciti anche a prendere qualche territorio nella Polonia, quindi non abbiamo grosse difficoltà se riuscissimo ad entrare nella Danimarca, perché non essendo convertita, anche se il centro di... Riforma, probabilmente attaccherà queste cose. Qui c'è, ci sono proprio i protestanti. E qui sono i protestanti. Quindi il protestantesimo si sta diffondendo verso Occidente, sembrerebbe. Quindi, boh, cosa buona e giusta. Land Force Limit. Ci vuole tipo un anno, credo, per costruirsi. Non so se posso abbassare da qualche parte. Addirittura meno 17. Ah, le... Non so come si pronunci. Comunque. Ops, ho cliccato su qualcosa. Mi sa di sì. Su Shiraz. Volendo. Comunque, qui stanno addirittura così in basso. Ah, autonomy increased. Ecco perché quindi non posso abbassarlo. Va bene. E sta ancora al 70%, sta facendo. Alziamo un po' la velocità perché 3 effettivamente è un po' lento. In 3 anni. In 3 anni non riesco a far nulla. Probabilmente. Ah, devo fare un altro claim qui. Vediamo se il nostro amico di Lubecca ha fatto claim. No. Ah, sì, l'ha fatto, è su Finn. Bravo, finalmente, era ora. Quindi facciamo un altro claim su Schleswig. Ecco qua, perfetto. Quindi andiamo sul nostro vassalletto e gli facciamo Grand Core Claim su Schleswig e glielo diamo. Quindi continuiamo. Quindi probabilmente mo a lui gli costa l'occhio della testa, però vabbè, glieli stiamo facendo noi. Ok, con l'Austria siamo quasi al massimo. 13 ducati, un po' di corruzione per avere un cardinale in più. A Neumark e si incacchia la Polonia. Yes, vai. Abbiamo tre cardinali, questo ci dovrebbe dare più influenza. Dove siamo noi? Però non abbiamo mai speso supporto per diventare difensori del Papa, qui non è che mi interessi particolarmente, però questo è prestigio. Ce l'abbiamo già alto. Questo inflazione, abbiamo problemi di inflazione? Ogni tanto ci abbiamo che l'economia va a puttane per me. Sì, abbiamo un po' di problemi di inflazione, quindi potrei tranquillamente spendere questo. Ok, quindi si dovrebbe abbassare. Perfetto, quindi almeno dovremmo guadagnarci qualcosina. Perfetto, continuiamo a fare i nostri claim. Ne facciamo un altro su Midgeland. Ci arriviamo sul Midgeland? Yes, ci arriviamo. Sarebbe tipo bello prendere questa fascia qui della Danimarca, così da spezzarla. Non so se sia possibile in un'unica guerra, però sognare non costa nulla. Quindi Midgeland.
Io direi che potremmo anche venircene via da lì, magari quando abbiamo finito di lavorare qua, tanto alla fine dobbiamo recuperare il manpower. Tregue, tregue. 29, quindi 9 anni, che credo che sia allineata con questa. Sì. Qui è già finita la tregua e loro sono di nuovo alleati di Danimarca e Polonia. Prendo un po' di corruzione, va bene. Aia, questo bene non fa. Ci hanno fortunatamente il generale, però siamo in sottonumero schiacciante. Infatti ci schiaccia. No, l'abbiamo presi. L'abbiamo presi. We have gained the conquest casus belli per calice. Strana sta cosa. Probabilmente l'avevano persa a favore della. Non l'ho capito. Vediamo un po'. History. Dove si vedeva la storia di una provincia? L'hanno tolto. Era qui, era sul libro. Adesso però apre questo. Spostano sempre tutto. E quest'altro libretto. Vediamo un po'. No, dice enemy occupation, però. Boh, non lo so perché c'è riuscito sto. Ok, vabbè, quindi abbiamo risolto il problema con i ribelli, che ci è costato un po' di manpower. Adesso mettiamoci tipo a metà manutenzione. Magari mi toglierei dal confine, non vorrei che tipo ai lituani gli venga qualche strana idea. Se il nostro esercito soffre. Siamo riusciti a costruire un omino in più, quindi magari lo mettiamo. 12-4, diamogli un cannone in più, va. Abbiamo tanti mercenari in verità. Ah, ok, consolidiamoli. Perfetto. Quindi adesso. Però sta missione qui non la faremo mai se continuo a fare sto gioco. Ok, adesso abbiamo tre uomini. Beh, me ne frego di quella missione, sinceramente. Abbiamo tre uomini, quindi ci diamo un altro cannone così da arrivare a 5 e due di fanteria, perfetto. Ok, quindi con l'Austria siamo. Ah, loro hanno un bel problemino, quindi l'Austria verrebbe, Brabant e Lituania. Loro per poco, se avessimo un po' di diplomatic reputation in più verrebbero. Che abbiamo i favori. Sarebbe bello poterli spendere per alzare il fatto che siano preparati. Abbiamo Better Relational Time. Ci sarebbe Diplomatic Reputation che ci farebbe attaccare. Però a sto punto io voglio recuperare un attimino Ino. E a questo punto portarmi in Ungheria e l'Austria potrebbe essere il colpo fatale a loro. Vediamo se già migliorando un po' le relazioni magari riusciamo a recuperare quel gap. Potremmo prendere anche la tecnologia, però diciamo che siamo ancora sotto il 20%. Però questo. No, non ci dà malus. Attenzione, quasi quasi dimenticavo questa cosa. Attenzione. Allora, questo scatta tra 10 mesi e un più 10 arriva fino a novembre del 22, che sono più di 10 mesi. Quindi ho fatto male i conti all'inizio. Quindi dobbiamo togliere una provincia agli amici, quindi devo rimettere questi qua. Ok, diplomatic power sempre. Tanto vediamo loro dov'è che hanno claim, quindi farei un claim anche su Lolland. Lolland. E glielo passerei di nuovo. Ci stiamo preparando su Lolland. Ok. Mi sa che dobbiamo togliere qualcosa al clero che sia, diciamo che poi ce la teniamo a quel punto. Allora, dobbiamo togliere qualcosa al clero. Avremmo qualche altro mese, ma perché rischiare di dimenticarci? Tutti questi gli levano 9.6, quindi 80.3, 80.3, quindi nemmeno risolverebbero, io devo togliere 2. Quindi devo togliere tipo questa, 5.7,
E poi qualche altra cosa. Allora, vediamo un po'. Autonomia 25, autonomia 25, autonomia 25, fermo. Autonomia 0, questa è la capitale, quindi non ce la possono avere loro. Quindi questa era 5.7, mi sa che va tolta per forza. Giusto? Quindi mi andrei un attimo a parcheggiare con le truppe qua. Sto recuperando la cosa, quindi glielo toglierei. Abbassa la loro lealtà e la loro influenza. Non si sono ribellati. Adesso però non hanno il controllo del 20%, lo so, ma come volere fare? Quindi in un modo o nell'altro devo guadagnare tempo. Di quanto va su adesso questo? Sempre di... No, va avanti di 1. Quindi per 16 mesi... Per 16 mesi... E questo scatta... Tra siamo a giugno per arrivare a novembre 5, 12, 17. Cacchio, per un mese. L'avrei dovuto fare un po' prima questa cosa. Quindi gli devo per forza togliere un'altra provincia. Vediamo un po'. Un'altra provincia. Una di ste due. O anche questa qua vicino. Qual è quella meno sviluppata? 532 433. Ok, sono queste tre. Una tassa 067 090 090. Ok, gli leviamo questa a 067, almeno il danno economico è il minore possibile. Non farò altri core a sto punto perché li farebbe incazzare ancora di più. Glielo togliamo. Perfetto, quindi in questo momento saranno ancora più incacchiati per questo. Gli faccio una donazione e alzerebbe solo la lealtà. Ok, quindi si aspettano di avere dei territori, però dobbiamo aspettare prima che ci si abbassi l'influenza, gli amici. Quindi per qualche anno soffriremo questa cosa, pazienza, non posso farci nulla. Prendere devozione, ma ce l'ho già. Prendere prestigio non sarebbe male. Perdere 10 di realtà dei burgers. Vabbè, è sostenibile. Poi perdere una base di produzione. Oppure perdere 25 di devozione. No, non voglio far diventare quella provincia protestante, però. No, non esiste. Noi siamo i crociati, quindi perdo un po' di produzione in Shiraz. Sperando che non sia una buonissima provincia. Com'è? Produzione 005. Non so, l'autonomia è bassa anche per quello, però... Quindi, sti cavoli. Ok, i burger si sono risolti tipo il mese dopo. E devo riabbassare la manutenzione delle truppe. Ai. Tipo qua. E però vado avanti con le tecnologie perché siamo a 19%. Posso cambiare gli amici. Ho avuto un dubbio, non ho finito l'idea di qualità, invece sì. Posso cambiare i cavalieri e posso cambiare pure i cannoni? Posso cambiare pure i cannoni. Mi piace sempre quello col morale. Ok, perfetto. Diciamo che qui chiudo l'episodio. Vi ringrazio ragazzi come sempre dell'attenzione. Noi ci vediamo nei prossimi episodi.